Davvero che papà ha incatenato Nicola? Non lo devi giudicare male. E voi perché non vi siete opposta? Perché tuo padre sa quello che fa. Dorme ora. Mamma, i Macaluso mi maltrattavano, lo sapevate? Sì, figlia mia, lo so. E come facevo a volergli bene? Ma i Macaluso, due strani erano per te, figlia mia, due strani. E un padre, sempre un padre. E da un padre si deve accettare tutto. Diglielo pure tu a Nicola. Convincilo che lo deve rispettare a suo padre. Rispettare? Io vorrei che gli volesse bene. Vedrai che col tempo si accomoda tutto. Non ti preoccupare. Dormi, figlia mia. Ma che fai? Caschi sotto un poco di fieno. Sei un buon a niente, sei un poveraccio senza forza. Ma in camera tua. A che ora torni stasera? Tardi. Cenate voi altri. Io mangio in città, qua, dalla papà. E Nicola, cosa facciamo? Deve rimanere rinchiuso tutto il giorno? Sì, signora. Ho a portata dei miei occhi e delle mie mani. Ho incatenato. Ma che cosa devo fare io con questo benedetto uomo? È una vita che ci combatto. Adesso che finalmente potevamo stare quieti, la casa, la famiglia riunita, finalmente. Non, signore. Scusate, mamma, vado al pozzo. Va bene, portate la cesta. Così raccogli la biancheria, Rosaria. Nicola, se tu volessi scappare, dopo tutto questo, ti capirei, ma prima... Tu gli vuoi bene, vero? A chi? Al padrone. Non lo chiamare così. Tu gli vuoi bene perché ti ha liberato dai Macaluso. Certo. Ma prima ti ci ha incarcerato lui dai Macaluso. T'ha abbandonata, come ha abbandonato me. Figli bastardi eravamo, figli da cui si vergognava. Solo che io ho avuto più fortuna di te, perché Marino
si sono levati il pane dalla bocca per me. Ed erano poveri, ma con un cuore grande come il cielo. Avevano? E perché sono morti ora? No. È da loro che volevo tornare. A casa loro. Casa. Una catapecchia. Ma a me pareva una reggia. Perché Gaspare Marino ha una ricchezza che il nostro padre manco se la sogna. La parola. Che significa? Significa che con la parola lui ti sa fare vedere tutte le meraviglie di sto mondo, pure quelle che non ha visto. E come fa? Ha letto molti libri. La sera d'estate mi raccontava storie meravigliose. Di regni lontani, di eroi invincibili, di isole incantate, di incontri con draghi, giganti, sirene. E tutta la storia di Ulisse. Che nome strano. E chi è Ulisse? Un re greco, ma di molti, di moltissimi secoli fa. E per me è ancora vivo. Nicola! Nicola, ma ascolti. Io non c'ho colpa, figlio mio. Ma ascolta, io lo conosco bene a tuo padre. I suoi sono sentimenti di amore e di gelosia. Lo so che a te ti pare il contrario, lo so, pare pure che senza cuore, ma non è vero. Senti a me, Nicola. Mostrati obbediente, affezionato, e vedrai che cambia tutto, 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 completamente tutto. Come dalla notte al giorno. Fallo per me, fallo per te, fallo anche per la pace del mio cuore. Ti prego. Pensa a Rosaria, a Gentilina, a ste povere creature che finalmente hanno trovato un poco di pace. Non rovinare tutto, Nicola. Mi senti? Torna di sotto, va. Se ti trovano con me, poi si guai pure tu. Non mi trovano. Raccontami la storia delle sirene che ammazzavano i marinai. Un'altra volta. Ora scappa. Sono queste le cose che si vedono al cinematografo. Ma non lo so, non ci sono mai stato. Ora scendi, vai, ti prego. Va bene, ma torno. No. Non dico oggi. Vai via. Nicola! Donna Fania l'ha appena sfornata. Grazie. Buono, vero? Chissà perché mi piacciono tanto gli alberi d'arancio. Fatelo spiegare dopo pace. Ah, scusami. Va bene, vieni qua. Te lo spiego io. Dì, hai sentito parlare dell'albero dei pomi che sta al centro del paradiso terrestre? Sì. Beh, tu a questo devi pensare invece. Questo è l'albero del paradiso. Guardalo bene. Non perde mai le foglie. Deve essere sacro. Sacro? Sì. I vermi non lo attaccano mai. E gli uccelli non le beccano le arance. Perché hanno la pelle amara. Lo senti? Il treno è. Non l'ho mai visto. Allora non sai manco com'è fatto. E com'è fatto? Nicola, dove sei? Ehi.
Il pane con l'olio mangi. Ah, buono, sai. Mangia, mangia, che ti dà forza. Ti piace? Con me stavate parlando. E con chi se no? Andiamo, che ti insegno a incannare le viti. Devo finire di zappare. Ah, lascia perdere. Vieni ma presto, vieni. E preparati. Domani vi porto tutti in paese, alla festa con le giosse. Cerca quelle della tua età. Deve stare contento, deve fare bella figura qua. E anche lì dentro dove si beve e si balla, eh? Quando tuo padre la metteva, che era giovane, faceva girare la testa a tutte le ragazze. Ma io una sola ho voluto, la più bella, e l'ho avuta. Vai. Sei qua. Hai fatto in tempo a vedere tuo padre giocare con un bambino. Vuoi? No. Senti, Rosario si sta annoiando. Può fare un giro in giostra, magari con Nicola? Ah, certo. Tanto Nicola ha tutta la notte per spendere i soldi che gli ho dato. Che se bello stasera, concetta mia. Va, va, andate, andate e godetevela la vita. Che queste sono serate che poi non tornano, ve mordete le mani. Andate, andate.
Io sono contenta di stare qui. E tu? Anch'io. Con te. Nicola. Ah, qua stai. Niente, ti volevo ringraziare per come hai fatto felice tuo padre l'altra sera alla festa. Hai visto, sei contenta di poco. Lo so, figlio mio, lo so, a te sta vita non ti piace. Lo so, tu sognavi il mare. Il mare sognavi. Nessuno ti può capire meglio di tua madre. Anch'io, senza mare, mi pare che non respiro. Lo so. La casa vostra stava sulla spiaggia. È là che vi ho visto per la prima volta. Potevo avere 7 anni. Ma ricordo bene quel giorno. Eri tu, specchio mio. Poi Gaspare me l'ha detto. Ha detto che eravate mia madre. E non sei più venuta a cercarmi. Mai. Perché? Devo andare ora. Nicola, mettetelo bene in testa. Non sono stata io a volerti abbandonare, capito? Io non volevo. Questo lo so. E allora, perché mi rimproveri sempre con gli occhi, eh? Lasciatemi andare. E noi, io voglio sapere. Io non posso più campare con sto peso sull'anima. Le mie figlie non ci hanno messo neanche un giorno a chiamarmi mamma. Tu invece, manco una volta. Tu solo non riconosci il sangue tuo. Perché? Ma che t'ho fatto io? Perché non mi vuoi un poco di bene? Vergogna di me. No. Gaspare non ti ha detto soltanto che era tua madre, ti ha detto anche il resto, vero? Non mi ha detto altro. Giura. Giuro. Si vede che era destino che doveva avere solo 2 figlie. Vieni qua. Da dove vieni? Dal mare, vero? Te l'avevo detto che lassù non ci devi andare. Sentite, io faccio del mio meglio per obbedirvi. Ma se voi continuate a trattarmi come un prigioniero, io... Che fai? Scappi un'altra volta? Ah, che cosa fai? Niente. No, voglio sapere che fai. Ora deve parlare. Ma che vi parlo a fare se non mi capite? Questo per il rispetto. Mi avevi dato l'illusione, solo l'illusione, di averti ammanzito. Falso sei. Colpa vostra. M'avete levato la libertà. Risparmia il fiato. Che parli a fare? Tanto io non ti capisco. Rosaria, tuo padre ti vuole comprare una stoffa nuova per farti un vestito. Ringrazialo quando rientra stasera. Certo, non c'era bisogno che me lo raccomandavate. Ma senti un po', ma che hai? Niente. E Nicola che ha che non vuole mangiare stasera? Non lo so. Mi vado a buttare sul letto. Sono stanco. Chiamatemi quando è ora di cena. Grazie per il regalo che mi volete fare, papà. Te lo meriti. Te meriti tutto. Tu. Aspettiamo che le arance siano mature.
E con ricavato ti compro la stoffa. No, no, vi prego, lasciatele sull'albero. Fanno allegria, fanno bellezza. E se le mangiano gli uccellini? No, papà, non è vero, non le beccano mai. Allora facciamo così. Io raccolgo le arance di 3 alberi e quelle del quarto le regalo a te e tu ci fai quello che vuoi. Grazie, papà, così Nicola pure è contento. Che c'entra Nicola? E chi l'ha nominato? E tu? Tu ora. Se l'avete sentito voi. Ma veramente l'abbiamo sentito tutti. Mi sono sbagliata. Io Gentilina volevo dire. Nicola non è mai contento di niente. Che volete che gli importi dell'arancia? Io lo so perché sei triste. Volevi navigare, girare il mondo. E invece papà ti tiene attaccato alla vigna. E a letto con la catena. Lo fa perché non vuole perderti. Perché mi vuole bene, vero? A suo modo, sì. Vi siete messi d'accordo, tu e tua madre, per convincermi. No. Ma è inutile. È tutto inutile. Ma com'è voi ora? Io lo dicevo solo per consolarti. Ma che colpa ho io se coi Marino eri felice e ora no? Vai via. Non mi vuoi più bene. Ma che ho fatto? Va via, ti ho detto. Lasciami in pace pure tu, vattene. Scappato sei. E perché, figlio bello? Perché non ne posso più di quella casa maledetta. Mio padre mi tiene incatenato come una bestia. Incatenato? Sì. Prigioniero. Con la catena al piede e senza amici. Senza istruzione. Senza speranza. Devo solo faticare, zappare e portare pesi. Una bestia mi ha ridotto. Calmati ora, riposati e domani poi ne parliamo. E che c'è da parlare? Non c'è niente da dire. In quella casa devi tornare. No, io non ci torno. Io scendo in città stanotte e là una soluzione la trovo. O sopra una nave o sott'acqua. Nicola! Qualsiasi cosa. Basta che mio padre non mi possa più riprendere a incatenare. Che destino che hai avuto, figlio mio. Che destino. Andiamo. Su, su. Padre e madre veri, siete stati per me. La macchina vi aspetta, don Nicola. Fate con comodo. Ti incateni da solo stavolta? No. Mi incatenate voi, se ce la fate. Ti servo subito. No! No! Lasciatemi! Fermo! No! Concetta!
Concetta! Muoviti! Incatenalo. E fa presto. Eppure figlio tuo. Eppure tu gli devi insegnare a rispettare il dovere e la casa dove abita. La catena, presto. Presto. Non mi fare questa offesa, eh? Sbrigati. Fai il tuo dovere. Il tuo dovere di madre. Quando sei entrato in questa casa, se mi aprivi le braccia, ti ci mettevo dentro la terra e la luna. Soffro più, parlami d'amore, ma io sarà una minorità. Donna Fania. Che c'è? Affacciatevi un po'. Ma quando arrivò questa? Stamattina. E dall'America viene, me l'ha detto il postino. America? Nicola, senti un po', non ci capisco niente. Che c'è scritto qua sopra? È per mio padre. E va bene, ho capito, ma chi la manda? Vanne Martuccio. Martuccio. Senti, adesso ti faccio portare un po' di pane e cacio del Rosario. Lasciatela dove sta, Rosario. Va bene, te lo porto io allora. Non ho fame. Ma come mangi sempre a quest'ora?
E oggi non ho fame. Non è vero. Perché tu non accetti più niente da me, perché mi vuoi punire per quello che ti ho fatto quella notte. È vero? Ma non capisci, figlio mio, che io avevo paura per te. Avevo paura che se non ti incatenavo, ma tuo padre si infuriava ancora di più, io lo conosco. Capace che perdeva la testa, ti ammazzava. Meglio. Ma che dici? Così finiva sta vita disgraziata. E lui col peso del rimorso imparava a soffrire. E vado a dare la buonanotte alle figlie, come sempre. Torno subito. Abbassi il lume. Che faccio, lo spengo? Basta che l'abbassi. Caro compare, la vostra lettera mi ha fatto moltissimo piacere. Siamo d'accordo che questo matrimonio si deve combinare al più presto. E siamo d'accordo che lo sposo se lo deve scegliere vostra figlia, a suo piacere. Ma state tranquillo che come sceglie non si pente, perché i miei figli sono bravi e buoni. Siamo ricchi abbastanza e perciò non andiamo cercando la dote. Se c'è, tanto meglio. Ma di questo ne parliamo poi a voce nell'estate. A presto, saluti a te e alla tua famiglia, Vanne Martuccio. Ma questa parla del matrimonio di Rosaria. Già. Con uno dei figli di Vanno Martuccio. Gesù Maria. No, 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 io sono contenta, no? No, sono contenta per Rosaria, però tuo padre mi poteva anche dire qualche cosa. Una parola. Niente. Maria Santissima, che notizia. E chi dorme stanotte? Questa non me l'aspettavo proprio. Martuccio. Ma io i Martuccio sono gente di rispetto, piena di denari. Ed è abituata alle comodità, ai lussi. Quella casetta per loro è una colombaia. Ma tanto ci devono stare solo per 6 mesi. Ai primi di ottobre se ne tornano in America, a Patterson. Vino. Ecco, brava piccola mia. Passami l'acqua, Rosaria. Quello che voglio è che gli fate una buona accoglienza. Capito? A te dico. Fin dal primo momento. Il piacere nostro è quello di vedere diventare presto amici con Andrea e con Giuseppe. Hanno qualche anno più di Nicola, ma niente ci fa. Giovani sono. E se fa presta amicizia a quell'età. Su con la schiena tu. Dritta come un fuso devi stare. Le ragazze più stanno belle dritte, più mostrano le loro bellezze. Dritta così? Hai capito, tua sorella? E poi sta camicetta ti sbatte. Non te la devi mettere più, figlia mia. Ce ne compriamo una rosa? Deve figurare bene davanti agli americani. Elegante deve essere, Rosaria. Dove vai tu? Ho finito di mangiare. E te ne resti a tavola lo stesso. Finché non abbiamo finito tutti. E non lo fare più. Specialmente quando mangeremo coi Martuccio. Mi senti che musica? Beati a loro.
Dopo tutto sto gran viaggio non sono ancora stanca. È l'abitudine. In America ci si corica tardi. Sentite, domani mattina li andiamo a salutare e gli portiamo un cesto d'arance. E in questa stagione sono una rarità. E poi diciamo che è un regalo del Rosario, eh? Tu che dici? Come volete. Raccoglietele pure tutte le arance, tanto io al pozzo non ci vado più. Giusto, giusto. Non sta bene che i Martuccio ti vedano tirare su il secchio e stendere i panni. Sei figlia di un uomo ricco pure tu. E questo lo devono capire. E il mare com'era? Calmo, salvo il terzo giorno. Avete navigato per 3 giorni. Sei se per questo, ma il tempo passa presto. Ci vogliono 6 giorni per attraversare l'Atlantico. E come avete passato il tempo? Distrazioni ce ne quante ne volete a bordo. Si gioca a carte, per esempio. Zucchero? Grazie. Si fa il bagno? Il mare? No, che mare? Ci sono le piscine. Le piscine? Vasche, ma grandi. Per 20, 30 persone. E poi si ballava. Ballavate pure. Sicuro, ogni sera. C'era la sala da ballo, c'era anche l'orchestra. C'era pure il cinematografo. E una sera hanno fatto il teatro. Uno spettacolo di varietà. Con un illusionista molto in gamba. Che faceva sparire una ragazza e poi la faceva ricomparire. E come? Magia. I grandi trucchi della magia. Attenzione! Massima attenzione. Guardala bene, perché fra un secondo non la vedi più. E voilà. E dov'è la moneta? Sparita. Te l'avevo detto che non la vedevi più. Non si scherza coi maghi. Ed ora attenzione. 1, 2 e 3. Com'è possibile? Magia. No, dov'era nascosta? Era nella manica della camicia. Davvero? Perché? Che era volata in cielo, signor mago. E fallo tu allora. Ma che c'entra? Io non ho pratica di queste cose. Comunque la moneta stava nella manica della camicia. Ragazzi, ma non sentite che caldo fa qua dentro? Perché non ci andiamo a sedere un pochino qua fuori? Ballate benissimo. Benissimo. Una volta magari, quando tenevo gli anni di Rosaria. Adesso tocca a mia figlia. Se la cava bene, a quanto vedo. È così timida, sangue mio. Sapete una cosa? Le ragazze siciliane mi piacciono di più delle americane. E tu come fai a dirlo? Solamente Rosaria conosci. E allora? Volevo dire che se sono tutte come Rosaria, le siciliane sono meglio delle americane. Ah, sì? E mi fa piacere. Ma tuo fratello da che parte si apre? Da che parte? Ma che vuoi dire? È talmente chiuso. Basta saperlo prendere. Facile per te, lo conosci da 16 anni. Oh no. Come, non hai 16 anni? Sì, però Nicola... No, niente, scusa. Che devo scusare? Hai ragione tu, io lo conosco bene, so tutto di lui. Ha un carattere difficile, davvero. Ma è buono e caro come nessuno. Tu manco delle immagini che il cuore che ha. Ehi, vacci piano. Mica lo devo sposare che me lo decanti tanto. Permettete, ma con piacere. Cambia. Ha 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 ha
No, così. No. Mi congelo nella testa. Nicola, volta il disco dall'altra parte. Nicola, dove è andato? Non lo so, qua stava. Sì, se n'è uscito. Sei sicuro? Come no? Voltalo tu il disco. Ma che succede? Niente, niente, hai continuato a ballare. Va bene, d'accordo. Io torno subito. Senti, sentami, Casimir. Non fare il solito tuo adesso, per favore. Adesso state buono. E se quello si è approfittato della situazione per scappare un'altra volta? È scappato, andiamo. Non fare scandalo adesso, per favore. Niente scandale, capito? State quieto. Siamo rimasti soli. Balliamo. Cerchiamo Nicola, ti prego. Nicola, dove sei? Nicola! Nicola, dove sei? Nicola! Nicola, torna a casa subito! Nicola! Sono io, no? Sono io che rovino l'avvenire di Rosaria. No, Nicola, per un'ora e passa tutti in allarme, tutti a cercare lui, pure Martuccio. Ma che devono pensare? Che è pazzo, che abbiamo un figlio pazzo! Ma quello che conta è che non voleva scappare. No! Conta più quello che vedono e pensano i Martuccio! Ma non se lo ricordano, manco più! Ah, no! E mettete un po' nei loro panni. Lo fareste tu? Sposare un figlio tuo con la sorella d'un pazzo? Sicuro che no! Perché avreste paura che pure lei ha il sangue guasto. Ma quale guasto è guasto? Una ragazzata è stata e tu ne stai facendo una montagna! Ma che c'è? Che succede? Succede che in questa casa non c'è un minuto di pace! Uno solo! Niente, niente, donna Fanny, andatevene a coricare che domani vi racconto. Buongiorno, Rosaria. Dai, la porto io. Non ti sono simpatico, eh? L'ho capito benissimo. Dimmi la verità. Usciamo, che sennò mio padre... No, non dice niente. Se vuoi saperlo, ci tiene che diventiamo parenti. E se devo essere sincero, vorrei essere io a dirgli papà. Sarebbe una gioia per me. Ma tu preferisci Andrea, vero? Dovresti dirmelo, Rosario. No. Sul serio? Mi credi se ti dico che ti voglio bene? Non mi credi? Te lo giuro, ti voglio bene. Mamma mia, la brocca si è rotta. Buonanotte. Nicola, che stai facendo? Senti, da domani tuo padre prende un uomo per fare i lavori della vigna, te l'ha detto? No. Ah no? Così a te ti resta tutto il tempo che vuoi per insegnare a Rosaria a leggere e a scrivere. E perché non glielo insegna lui? Sì, ma allora proprio non ci vuoi bene a tua sorella? Perché Rosaria deve sfigurare coi Martuccio? Quando ci possiamo mettere rimedio? Dici di no, che non possiamo. Pensi che da qua al giorno che deve partire Rosario non si insegna a leggere? No, impara, impara. Figlio mio, ma che hai? Perché le cose le fai sempre più difficili, più di quello che sono? Che carattere. Ancora i tuoi sogni avevi pensato. Ancora ci pensi. Ma sei grande ormai, allora. Deve capire che ognuno ha il suo destino. E siccome figlio mio... È proprio perché l'ho capito che sono così. Ma voi mi dovete scusare. Buonanotte, mamma. Ha detto mamma.
È la prima volta che mi chiama mamma. Fate presto con quelle ceste, si fa tardi. Se ceste è lontana. Ci vuole qualche cosa per coprire queste bottiglie. Se no costa sole. Su, forza, vado io. Su, presto con queste sedie. Le sedie, buttatele giù, le prendiamo al volo. Che mani molli. Le coperte, i cuscini. Con vostro comodo. Casimiro, i cuscini. E sbrighiamoci, se no siamo ancora qui a mezzogiorno. Ma le focacce dove stanno? Vado a vedere in cucina. Non le vedo. Vieni. Il camioncino va a città. Mica lo voglio pagare per noi. Con quello che mi costa. Chi lo sa se sto vecchio cassone. No. Io ho paura che non ci vada. Con tutte ste salite. Rosaria. Ma che fai? Che hai, specchio mio? Niente, mamma. Come niente? Ma che è tutto sto sudore? Ho vomitato. Hai vomitato? E perché non mi hai chiamato? Scendo subito, andate. No, ma che andiamo? Se ti senti scendiamo insieme, se no niente. Vuoi provare? Vieni. No, figlia mia, no. Lo vedi che non ti senti. Corica, te va. Che mamma rimane qui con te, eh? No, sto bene ora. Sicuro che ci vuoi provare? Scendiamo. Vieni, andiamo allora, scendiamo. Piano. Ecco. Come va? Meglio. Ma tu guarda che... Ma mi potevi chiamare, figlia mia? Ma quando è successo? Come sei seria? Guardavo il tempio. In America dovrai imparare ad essere di buon umore e a sorridere sempre, pure alla gente che non conosci. Quelli come Nicola, che non ridono mai, li pigliano per pazzi e li chiudono in manicomio. Ma Andrea... Per me i pazzi sono quelli che ridono per niente. Finitela voi due. Ci volete rovinare la gita? Gesù Maria. Ferma, stop, fermate! Ma vi volete fermare? Ma che c'è? Si sente male, si sente... Che è successo? Che c'è? Ma che è, figlia mia? Che posso sapere che è successo? Madonna mia, non è niente. E le curve, la busta di benzina. Ti sei liberata, figlia? Ah, sta bene. Anima mia. Che c'è? Che succede? Ma non la vedi, Rosaria? Si sente male, povera figlia. Cosa da niente, va? Niente. Adesso ci passa. Bella di mamma tua. Amore mio. Non vi preoccupate, incidenti di macchina sono. E cosa che accapitano a tutti? Va meglio, figlia mia. Ti liberaste. Adesso finisce, eh? Basta, è finito. Vieni, ci pensi tu un momento. Te la lascio, Bravo. Vattene, non ti voglio. Va bene, ma con me non ti dovresti sentire mortificata. Io ti voglio bene, lo sai. E chi vuole bene vede tutto bello. Vai via, vattene. Bisogna andare, altrimenti il sole se ne va. Se stai meglio, ripartiamo. Se gesta, ci aspetta. Troppo ciliegie si mangiaste, figlia mia. Vedete che spettacolo, Thank you.
È Rosaria. Ah. Allora, che dici a mamma tua? Ti piace? Lo vuoi sposare? Lo sai che la tua gioia è la mia soddisfazione? Lasciatemi in pace, mamma. Ma perché non ti confidi con mamma tua, Rosaria? Zitta, mamma, vi prego, state zitta. Ma questa cattiveria è... O me nascondi qualche cosa? Non mi nascondi qualche cosa di brutto, vero figlia mia? Rosaria, ieri non hai voluto rispondermi. Ora però tocca a noi due. Giuseppe, ti piace o no? Se hai dubbi, se ancora non sai quello che ti cova qua dentro, perché per covare ti cova, questo è sicuro. Se hai dubbi, c'è mamma tua per aiutarti. E ti dico che non ti sbagli. Giuseppe, tutta salute. Sano di fuori e di dentro. Con lui ci vivi bene, credimi. Bella e giovane come sei, lo tieni in pugno. Te fai servire come una regina. Io me ne intendo. Ho paura, mamma. Ma certo che hai paura. È normale. Non mi posso sposare. Sei che puoi. Non voglio, non mi voglio sposare con nessuno. Sei troppo giovane, anima mia. Sei una colomba, sei. Però le colombe devono volare, capito? E siccome a te ti tocca di volare lontano in un paese straniero, certo il distacco ti spaventa. Ma sarai felice, anima mia. Sarai felice, ricca e felice. Sì, sì, avete ragione. Bravo. Brava. Per seguire il canto delle sirene. Continua. Ti sei stancata? Era più bella quando me la raccontavi tu questa storia. Manca un mese. E poi non ci vediamo più. Leggi. Non ti fermare. Rosaria! Ah, qua stai. Senti, bella. Ho visto l'anello, anima mia. Bettina me l'ha mostrato di nascosto. È una bellezza. È una rosa di brillante che brilla come non so che. È da sciacare tutti gli invidiosi, amore mio. Senti, Giuseppe te lo regala domani. Mi raccomando tu, però, Tu non sai niente. Niente, sai, capito? E neanche tu, Nico. E dove andate adesso? Non la vedrò più, sta figlia mia. No, ma chi te l'ha detto che non la vediamo più? Io con compare Vanni l'abbiamo messo nei patti. Con Rosaria e Giuseppe ci dobbiamo vedere ogni 5 anni. Non è così? Certo, o vi vengono a trovare loro o venite voi in America. E il viaggio ve lo pago io, d'accordo? No. Che Dio benedica. Allora, ce li vogliamo fare questi 4 passi? Andate, andate, che io e Concetta prepariamo la cena insieme. Come vi piace, compare. Vedi, guarda questo castagno. Mi dovete scusare, Concetta, ma è che volevo restare sola con voi. Vi devo parlare. Ah, e di che? Rosaria è cambiata assai. Ha perso l'appetito. Parla poco e niente. Mi pare stralunata. La dovete scusare. A mano che arriva la partenza. È chiaro, no, Messina... No. Io volevo dire un'altra cosa. Sti ragazzi, non è che hanno combinato il guaio? Il guaio? Il guaio. Se guaio c'è stato, la colpa mi dispiace, ma è di vostro figlio. Le madri delle femmine devono avere sguardi più lunghi. E i maschi delle famiglie che si rispettano, mani più corte, se permettete. Eccoli che stanno tornando. Allora, che avete fatto? Siamo stati a cogliere more. Guardami in faccia, Rosaria! Perché non dovevo coglierle? Io sapevo che papà non ci tiene alle more. Comunque la colpa è mia.
Lei continuava a dirmi, vacci piano, lasciane qualcuno per segnale. Ma io non le davo retta. Sa, Rosaria ha sempre paura. Di tutto. Pure delle cose più innocenti. Avete sentito cosa ha detto vostro figlio? Rosaria ha paura anche delle cose più innocenti. Se hai combinato qualche cosa con Giuseppe, è meglio che lo dici. Non abbiamo fatto niente. Non c'è da scherzare col tempo. I conti li sanno fare tutti, qua come in America. Se c'è stata qualche cosa fra di voi, Giuseppe ti deve sposare subito. Io con Giuseppe non ho fatto niente di male. E allora perché Giuseppe è sempre di cattivo umore? Solo i rimorsi gravi rubano l'allegria ai fidanzati. È arrabbiato con me solo perché non ho mai voluto dargli un bacio. Dì, ma mi credi una stupida? Non saresti così stralunata se non avessi assaggiato niente. E basta che pure Bettina la pensa come me. E quella furba è. E c'ha il fiuto fino. Mi senti? Rispondi, no? Allora, nella disgrazia c'è la fortuna che vi volete bene e siete promessi. In quanto a tuo padre, poi, ci parlo io. Non avere paura. Hai capito? Domani poi andiamo a parlare anche con Vanna e Bettina. E tempo 15 giorni sarete marito e moglie. Tanto il corredo ormai è pronto. Non ci dovete andare da Martuccio, non mi sposo. Ma che dici? Ma tu pazzo sei, figlia mia, pazzo, pazzo sei. Ma come c'hai un figlio in corpo? E non dovevi sposare con chi ce l'ha messo? Figlia mia, tu sei pazza e mi vuoi fare diventare pazza pure a me. Non mi sposo, non mi voglio sposare. Vergine mia santissima, Vergine santissima, aiutatela voi, aiutatela voi. Il diavolo le ha tolto il cervello. Sentite, io digiuno, io non esco più, non faccio più niente, ma voi aiutatela, sta figlia. Ma che ti succede? Salvatela, sta figlia. E che fai messa là? Ma che hai bevuto ancora? Veleno ho bevuto, veleno, non vino. E sai che me l'ha fatto ingoiare, tua figlia. La prediletta, la santarella, ecco, non la toccare, ti prego non la toccare. Levate di mezzo. No, no. Ma che cosa gli avete fatto, perché è svenuta? Diavolo, è stato, diavolo. Voglio sapere che cosa è successo, parla chiaro, voglio saperlo, fammi capire. Le ha rubato il cervello, le ha rubato, eppure gli invidiosi sono stati. Bella mia, che si doveva sposare con Giuseppe. Finiscila e fammi capire. Eppure Giuseppe c'ha colpa, eppure io, che pensavo che queste cose succedevano solo alle figlie degli altri, pure io. Allora, quando stava male, il vomito... Incinta di Giuseppe, ma non lo vuole sposare. Non lo vuole? No. E perché? E non lo so, non lo dice, non lo vuole dire. Ma perché non lo vuole sposare? Lo so. Perché non lo vuole sposare? Ma perché? Allora, non è stato lui. E chi è stato? Ma chi deve essere zitta? Chi è stato? Rispondi. Chi? Chi è stato? Rispondi, chi? Chi è stato? Dimmelo. Rispondi. Chi è stato? Chi? Rispondi! Nicola.
rovina sei. La rovina del nome della famiglia. Via! Via! Vattene via! Assassino! Assassino! Basta, ho detto, basta! Sempre! Il figlio maschio. L'eredità del nome. E della vigna. Il maschio è il fiore del sangue, non si coglie. Il maschio è la cima dell'albero, non si spezza. Il maschio non è grembo, il marciume non è posto in lui. Nella polpa del frutto che è femmina, ha posto il marciume e si fa manifesto a scorno dell'albero e del coltivatore. Allora chi ha cura dell'albero stacca il frutto senza timore, senza rimorso, per sacrosanto dovere. Resta con tua figlia e non muoverti dal suo fianco. Tu vieni con me. Ascoltami bene. Oggi stesso ti porto a Messina da mio cognato Gerolamo, tuo zio. Fai il capomastro e sono sicuro che te la trovo un lavoro. Lavora. Fatti uomo. E zitto. Che il silenzio e il tempo cancellano tutto. Te lo dico io quando è ora di tornare qua, capito? Il tuo delitto lo confessi sopra una carta e sotto ci metti la tua firma. La carta rimane qua, la conservo io. Così ti tengo più stretto della catena. E tu hai finito di mostrarmi il tuo odio. Non ti converrebbe prendere la penna e scrivere. E di Rosaria che cosa volete fare? Sono suo padre e tocca a me salvarla dal disonore. Tu pensa a te, scrivi. Io, Nicola Badalamenti, figlio di Casimiro Badalamenti e di Concettato Lodi, confesso che vai cercando. Guarda, questa casa mia è... Vivi nelle barche. Su, su, signora Badalamenti. C'è tempo per piangere. Che è stato? Rispondi. Chi è stato? Rispondi, chi? Chi è stato? Dimmelo. Rispondi. Chi è stato, chi? Rispondi!
Papà, ditemelo voi quello che devo fare. Basta che non vi vedo più soffrire per colpa mia. Io faccio quello che volete. Io una cosa sola voglio, figlia mia. Che i diavoli non t'afferrino. I diavoli? Eh sì, figlia mia. I diavoli, sì. Perché esistono. Aspettano solo che facciamo uno sbaglio grave. Un peccato mortale. E allora escono dai loro nascondigli e ci afferrano. Non è vero. Magari. Invece sono sempre nascosti nel luogo del peccato. E ora stanno dentro i muri della stanza di Nicola. Ma tu non devi avere paura. Tu sarai padrona. Non devi averne, perché ne puoi vincere. E te lo insegno io com'è. Tu devi andare a dormire proprio in quella stanza. No, questo no. Ti fa paura, capite? Sì, invece. Sentimi. Li devi gabbare. Capito? Oggi stesso prendi la tua roba e te ne vai su, nella stanza di Nicola. Loro crederanno che ti hanno a portata di mano. Come un frutto maturo. Ma tu non ci cadi nelle loro grinfie. No, non ti trascinano nell'inferno come vorrebbero. Tu sceglierai un'altra strada. Quale altra strada? Tu vai su per la scala di ferro e risali in terrazza. Hanno voglia loro di correrti appresso. Se tu scegli la via dell'aria, se voli, non ti afferrano più. La via dell'aria? Sì, angelo mio, quello è il rimedio. Pensaci bene. Oggi fa freddo. Il cielo è scuro. Forse pioverà. Hai fatto bene a venire. Era tanto che ti aspettavo. Adesso saliamo ancora. Verso il cielo. Seguimi, non avere paura. Il male è lontano. Solo un attimo, piccola mia. Io sono disperata. Non capisco più niente. Sono 3 giorni che se la porta dietro dappertutto. E ci parla. E non la smette mai di parlare. Vedrete che prima o poi il rosario ve lo dice. No, non mi vuole dire niente. Quello che mi fa impazzire è che non so come darle aiuto, come proteggerla. Dio mio. Ieri sera si è presa la sua roba e voleva occupare la stanza di Nicola. Allora io mi sono messa davanti alla porta, a braccia aperte per non farla passare. E lei mi è passata sotto il braccio. E mi ha detto, ma ci vado per sentirmi più libera. Oggi è la mia grande vigilia. Ma che voleva dire? La vigilia delle nozze, vero? Sì, figlia mia. La vigilia delle nozze.
La piccina delle nozze, certo. L'acqua viene dal cielo, è la padrona del mondo, non te lo scordare. No, non avere paura, lasciate andare, ti porterà lontano. A buttarsi fra le sue braccia ti culla. No, non avere paura, è immenso il mare. L'acqua gli nasconde tutti i segreti. Perché? Non avere paura. La vergogna, so come tenerla lontana da questa casa. E che vuoi fare? Aggiungere delitto a delitto? Ma che? Mi credi rimminchionito dalla disperazione? Ci pensa a Rosaria e presto a salvarsi e a salvare tutti noi. Ci pensa Rosaria? E come? Sì. E noi ci consoleremo in segreto pensando che destino di morire è migliore che il destino di vivere nel disonore. Ha solo 16 anni. È una badalamenti. E allora che facciamo? Non giochiamo? Vado a coricare Rosaria, che domani mattina te devi alzare presto. Lo sai, no? Perché? Te lo sei scordato che devi scendere a Palermo con Giuseppe? Per le bomboniere, no? Non ho voglia di coricarmi. Non lo sono. Vieni con me, allora. Andiamo a fare due passi. Tornate presto! Vi prego. Tocca a voi. Rosaria! Ti porta a vedere una cosa che non hai mai vista. Che cosa? Il treno. A quest'ora? Di notte è più bello. Ha un fischio triste. Pare quasi un urlo. Ehi, a vederlo è tutta un'altra cosa. I lumi accesi, con la gente ferma dentro, che ride, che mangia, che dorme. E lui corre, sbuffa, come se avesse un corpo le pulci. Ti piacerà, vedrai. Attenta, deve fare. Vedi, il lume laggiù. Viene da un casolare che s'affaccia sulla ferrovia. Ci abita gente, sai, che pure di notte, tutte le notte, si alza dal letto per sorvegliare gli occhi del treno. Perché? Perché nessuno ci si accosti. Gli occhi del treno sono fatati. Fatati? Sì. Se qualcuno li guarda di fronte, perde la memoria, non sa più niente.
chi è? Da dove viene? Che ha fatto dal giorno che è nato? Sarai stanca se siedete un poco. Papà, sta arrivando il temporale. Torniamo a casa, ho paura. No. Guarda, non è il temporale. È il treno. Non avere paura. È come il tuono. Un rumore senza pericolo. Ecco. Eccoli. Gli occhi del treno. Non fanno paura. No. Guardali. Guardali. Sono fatati. Guardami. E sei salva. Sei felice. Guardami. Sei salva, se li guardi. Guardami. Guardami. Il macchinista non ha colpa. Ha frenato immediatamente, ma non c'è stato niente da fare. Povera creatura. Ma che ci faceva qua a quest'ora di notte? Ah, questa è una cosa che interessa i carabinieri. Comunque tu aspetta qua che dalla prossima stazione li avviso, hai capito? Come volete. No, come voglio. Qualcuno lo deve pure piantonare il cadavere qua. E mia figlia. Il sangue mio. Ma voi come facevate a sapere che era qua? È morta. Come lo sapevo? Era detto lei che si voleva buttare sotto il treno. Allontanatevi di qua, è meglio. Io? Levati tu, maledetto! E per me cercare un lenzuolo. Così me la posso portare a casa. No, prima la devono vedere i carabinieri. No! Figlia mia. Vammi a cercare un lenzuolo e non te ne pentirai. Io sono Casimiro Badalamenti. E il mio solo mignolo è più forte di te e di tutta la tua razza. Chi mi fa un servizio non riceve moltiplicato per 100. E questo è un servizio santo. Vai, fa presto. Tra poco arrivano. Non farti scappare il nome di Nicola, che sennò perdi pure lui. E peggio lo perdi, perché andrebbe a marcire in prigione.
Venite avanti. Scusate, eh? Cosa? Ha avuto una crisi di nervi. Capisco. Al casellante avete detto che vostra figlia si è buttata sotto il treno per il dispiacere di dover partire per l'America. Sì. E non mi capace tu. Negli ultimi tempi pareva rassegnata al distacco. Avrebbe dovuto sposarsi quando? Fra una settimana, 10 giorni. Ieri sera era tranquilla? Tranquillissima. Non mi capacito, non mi capacito proprio. Una disgrazia improvvisa. E non vi siete accorto che era uscita di casa? Ma faceva sempre 2 passi prima di coricarsi. È colpa dello scinocco, brigadiere. Cosa? In nottate come quelle, perfino agli animali, dà di volta il cervello. E urlano, piangono, non si danno pace. Brigadiere, scusate ancora il disordine e la confusione. Sono vecchie carte di famiglia, niente di importante. Lettere private, che non c'entrano niente con la disgrazia. Nicola Badalamenti, è vostro figlio? Sì. Chiamatelo. Non è in casa. È lontano. Sono 3 giorni che è partito. Questa comunque la tengo io. E ora mettiamo a verbale la vostra deposizione. Raccontate tutto quello che avete fatto dopo che ieri sera vostra figlia è uscita di casa. Allora, va bene così? Firmate. Voglio vederla. No, Nicola, no. Devo vederla. Eri lontano, vero? Sì. E come hai saputo che era morta? L'ho letto sul giornale. Sul giornale, eh? Mi dispiace, ma devi venire con noi. Ma perché? Non l'ho uccisa io. Diteglielo voi. Coraggio, parlate. Non l'ho uccisa io. Non sono stato io. Lasciatemi.